aggiungo anche una cosa, visto che si parla tanto di promo commercializzazione della Riviera, sarebbe anche il caso di iniziare a controllare quella che è l'informazione che viene data in merito, perché come è già stato detto, la meteorologia è una scienza con dei margini di errore, ovviamente, perché ha dei margini di errore, ma sostanzialmente è una scienza, quindi non vanno demonizzati i professionisti, però sicuramente il sensazionalismo che negli ultimi anni si vede dietro alle notizie, che è un po' un sensazionalismo diffuso riguardo tutti gli argomenti, ma soprattutto riguardo gli eventi meteorologici, sicuramente va regolamentato, perché quello che una volta magari era un normale temporale estivo adesso è diventato una bomba d'acqua, quelle che erano temperature che a luglio si registravano normalmente, adesso sono caldi record mai visti ogni anno, guarda caso sono 100 anni che non si registra un caldo del genere. Se andate a vedere un po' i video dei telegiornali o dei mezzi di informazione, si dicono sempre le stesse cose. Insomma, sicuramente questo non fa bene alla nostra costa, quindi se vogliamo promuovere le nostre località turistiche non dobbiamo ovviamente dichiarare il falso, perché se le previsioni danno pioggia magari danno pioggia, ma dichiarare la bomba d'acqua in arrivo, chissà quali eventi atmosferici che andranno a inficiare un weekend, quando magari in un weekend piove un'ora, io vivo a Rimini quindi so benissimo di cosa sto parlando, direi che è completamente inutile. A questo proposito, la risoluzione presentata dalla Lega può dare una soluzione immediata a quello che è un servizio al cittadino. Esistono già delle webcam su tutta la costa che monitorano la situazione, magari divulgare quelle che esistono già tramite i mezzi di informazione, dire ai cittadini: guardate, verificate voi stessi cosa sta succedendo in questo momento sulla costa, se c'è il sole oppure no, se la situazione è così tragica oppure se ci si può magari rifugiare un attimo al bar, consumare qualcosa, così si alimenta anche quell'economia, nel frattempo poi quando ritorna il sole tornare in spiaggia. Sicuramente è una soluzione immediata, arrivare alle leggi nazionali, così poi abbiamo la scusa che i procedimenti legislativi in Italia sono lenti, insomma, torno sempre sugli stessi argomenti, ci basta già il tempo che avete perso con la Bolkestein, non ce ne serve altro, grazie.